Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. È in gravi condizioni ed è stato trasferito proprio questa mattina con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Pisa il 28enne che ieri, proprio nel giorno di Ferragosto, è stato vittima di un incidente sul lavoro. Impiegato in un autolavaggio, il giovane ha bevuto per errore un detergente per le vetture pensando che si trattasse di una bibita. L'incidente è avvenuto a Costa del Molino, una località nel comune di Monte Sanzavino, intorno alle 16. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno portato il giovane al San Donato, dove è stato sottoposto a lavanda gastrica, ma appunto le sue condizioni questa mattina sono peggiorate ed è stato trasferito a Pisa. È già stata invece dimessa la donna che aveva contratto la febbre dengue di rientro da un viaggio in un paese tropicale. Il caso era scoppiato proprio ieri, giorno di Ferragosto, in località Campaccio, nel comune di Cortona, dove appunto la donna aveva soggiornato dopo il suo rientro. Ricoverata al San Donato per le cure del caso, sta bene ed è già stata dimessa. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, aveva già nella giornata di ieri firmato l'ordinanza per la disinfestazione appunto nella zona dove la donna aveva soggiornato. Sono tre le ordinanze di sopralluogo urgente firmato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per quanto accaduto nell'area ex Lebole negli ultimi giorni. Tre richieste di sopralluogo urgenti firmate dal sindaco Alessandro Ghinelli a poche ore da quanto accaduto nell'area ex Lebole. Sono indirizzate alla Polizia Municipale, all'Ufficio Edilizia e alla ASL e serviranno a verificare le condizioni di sicurezza della zona, recinzione, resede, manufatti, immobile e conseguenti presupposti igienico-sanitari. Dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla firma avvenuta il 14 agosto. Era infatti del 13 agosto l'episodio di una donna che proprio nei pressi dell'area industriale dismessa si era procurata gravi bruciature per un ritorno di fiamma con alcol etilico. Il giorno seguente un incendio di sterpaglie che ormai da anni invadono l'area. A marzo era scattato l'allarme per la scomparsa di una donna, sempre tra i ruderi della ex Lebole, poi ritrovata in buone condizioni di salute. Insomma, una zona che oltre ad essere un brutto biglietto da visita per chi arriva dal raccordo autostradale, è spesso teatro di episodi del genere perché, nonostante i divieti, la recinzione è divelta in diversi punti, segno evidente di persone che vanno e vengono e trovano rifugio in quei capannoni che un tempo erano il fiore all'occhiello dell'economia aretina con l'azienda tessile Lebole. Un ulteriore passo in avanti nella presa in carico e nella tutela delle vittime di violenza, quello messo a punto dalla ASL Toscana Sud-Est grazie al potenziamento del modello organizzativo del Codice Rosa. Si tratta di un nucleo operativo i cui compiti saranno quello di analizzare le criticità, realizzare le procedure aziendali e le istruzioni operative e attivare la rete aziendale appunto del Codice Rosa, un modello sviluppato per garantire a chiunque si trovi in una situazione di violenza di potersi sentire al sicuro e adeguatamente assistito, come spiega il direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale Codice Rosa, Salute e Medicina di Genere, Claudio Pagliara. Il Codice Rosa è appunto una testimonianza del nostro impegno costante nella tutela dei diritti e del benessere delle persone. Siamo fermamente convinti che l'implementazione di questo modello rafforzerà ulteriormente l'attenzione e la protezione che proprio la ASL offre a coloro che subiscono violenza. E allora aveva fatto pausa solo nel giorno di Ferragosto, il 15, ma già da oggi torna di nuovo operativo il servizio attivato dalla Misericordia, un infermiere a domicilio, un servizio sperimentale che andrà avanti ancora per il restante mese di agosto. L'idea nasce perché noi siamo la Misericordia e tutti i giorni trasportiamo le persone con nostri servizi sociali e cogliamo quella che è la difficoltà che ha il cittadino su alcune situazioni. Si recano direttamente e gratuitamente a casa degli aretini per trovare soluzioni a piccoli problemi di rapida soluzione, ma che possono rendere la vita difficile, come medicazioni, iniezioni, misurazione della pressione, ma anche una sola parola di sostegno. È rivolto all'aiuto alle persone che si trovano ad avere delle
piccole difficoltà sia di carattere sanitario ma anche di carattere sociale o di solitudine o di valutazione ambientale, per cui ecco, queste persone ci hanno chiamato, ci hanno già chiamato per diversi interventi e su questi qui noi appunto l'infermiere può dare una risposta che è quella competente per la risoluzione del problema. Sono gli infermieri di Misericordia, un nuovo servizio partito dallo scorso 1 agosto. 8 gli infermieri specializzati che a turno ogni mattina, festivi e prefestivi compresi, scendono in campo. Andiamo a somministrare per lo più a livello di terapie, ad esempio le calciparine, l'intramuscolo, andiamo a suddividere anche in base agli orari le pillole alle persone magari anziane che sono da sole, non hanno un caregiver. L'importante è che il paziente deve procurarsi tutto il materiale, nel senso che noi abbiamo il nostro di supporto se dovesse succedere qualcosa o mancare qualcos'altro, però dovessimo fare un'iniezione intramuscolo, il paziente deve avere farmaco, siringa e ago, e stessa cosa ovviamente vale anche per il clistere e così via. Oppure ci è capitato anche di andare a fare sostegno, cioè supporto psicologico a persone che magari si sentivano da sole o avevano una sorta di forma di depressione e quindi avevano semplicemente bisogno di parlare con una persona competente. Tutto parte con una chiamata ad un numero dedicato 348 51 60 880, un servizio di assistenza domiciliare che integra la rete locale dei servizi sociosanitari. Già abbiamo avuto delle situazioni di carattere sociale che abbiamo rimandato quindi alla competenza della parte sociale e parimenti se noi troviamo delle situazioni di carattere infermieristico che siano complesse, queste le rimandiamo ovviamente a quella che è la struttura deputata alla soluzione del problema. Con quello di oggi sono 32 i giorni consecutivi in cui abbiamo registrato temperature ben oltre la media stagionale, questo secondo i dati raccolti da Arezzo Meteo, ma per fortuna nel weekend arriva uno stop a questo grande caldo. Le temperature roventi e le notti tropicali di queste ultime settimane forse riusciremo a lasciarcele alle spalle a partire dal weekend. Secondo le previsioni di Arezzo Meteo, il cambio arriverà proprio nel fine settimana, dopo giorni in cui anche nell'Aretino si sono superati i 39 gradi. I giorni più bollenti il 10 e l'11 di agosto. A Poppi è stata infranta la soglia dei 40 gradi con 41. Montevarchi ha registrato 39,9 gradi, Castiglionfibocchi 39,6, Cortona 39,2, Chiani 39, Arezzo 38,2. Fra domenica e lunedì, spiegano gli esperti di Arezzo Meteo, la penisola sarà raggiunta da un cavo d'onda atlantico, facilitato nel suo cammino dal fatto che il campo di alta pressione sarà minato dalla depressione descritta in precedenza. La situazione sembra un po' meno drastica rispetto a quello visto ieri, ma potenzialmente pericolosa, poiché con mari a 30 gradi basta davvero poco per generare fenomeni temporaleschi di un certo rilievo. Quello che sarà piuttosto certo è il calo termico, che ci riporterà entro valori più consoni alla stagione, anche temporaneamente sotto le medie. Si chiama Genitori Protagonisti il progetto che prenderà il via a settembre nel comune di Arezzo. L'obiettivo è quello di un maggior dialogo proprio con i genitori, soprattutto dei bambini nella fascia 0-6 e poi entro breve arrivare anche a liste 0 nella fascia di età degli asili nido. Sentiamo. Si chiama Genitori Protagonisti e si rivolge ai genitori che hanno figli nella fascia 0-6 e che usufruiscono degli asili o delle materne comunali ad Arezzo. Ogni genitore potrà parlare con l'amministrazione comunale, dare suggerimenti o spiegare le problematiche che deve affrontare. Prenderà il via entro la fine del 2024. Nasce per avere un canale diretto, istituzionalizzato con tutti i genitori che hanno i bambini nei nostri servizi, quindi da 0 a 6 anni, per facilitare l'incontro, per avere un giorno al mese che sia libero, aperto, sempre quello, dedicato a mettere insieme idee, proposte, criticità e quindi fare in modo che il rapporto con l'amministrazione non sia cercato ma sia comunque sempre con uno spazio definito. Un progetto che ha un obiettivo preciso, contribuire al raggiungimento nel prossimo triennio di liste di attesa pari a zero per gli asili nido.
Si può dire che nonostante il 12% in più di natalità e il 63% in più di richieste, oggi Arezzo si pone nella parte alta della classifica per risposta educativa, siamo abbondantemente intorno all'80% delle risposte. Abbiamo già un piano triennale però da 24 al 27 che auspica, e credo che sia nelle nostre condizioni, di portare le liste di attesa a zero. Logicamente questo è collegato anche alle domande: se le domande aumentano perché aumenta la natalità è un buon segno, è chiaro che i posti vengono attraverso delle scelte di tipo di edilizia scolastica, però in questo momento siamo insieme a Ravenna, insieme a Bologna, insieme a Piacenza tra i comuni con maggior risposta educativa. Il piano triennale ci porterà a queste domande, quindi con questa rappresentanza di richieste, a liste di attesa zero nel giro di 3 anni. Ore senza corrente elettrica, un Ferragosto al buio e senza aria condizionata, in pratica una vacanza rovinata. È quella che stanno trascorrendo numerosi aretini che in questi giorni hanno scelto l'Argentario come meta turistica, in particolare a fare le spese dei ripetuti blackout che hanno trasformato il giorno più intenso dell'estate in un incubo sono state 2 località, Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Siamo fra i turisti che passano le vacanze all'Argentario, ha spiegato Marco Pasquini, più precisamente a Porto Santo Stefano. Sono ormai 24 ore che siamo senza corrente. Vi potete immaginare i disagi. Enel ha cercato di tamponare la situazione con dei camion e dei gruppi elettrogeni, ma nella nostra zona la corrente ancora non c'è. A ore di distanza dal primo blackout non è ancora chiaro come sia accaduto. Pare che si possa essere trattato di un problema strutturale di sovraccarico proprio delle linee elettriche. Un Ferragosto decisamente invece diverso, non solo perché c'era la corrente, ma perché c'era tanto divertimento in quel di Bibbiano. Ferragosto vissuto nella più genuina tradizione toscana, quello di Bibbiano, piccolo borgo del comune di Capolona nell'Aretino. Tavole imbandite di piatti della storia di questi luoghi e dell'Italia intera hanno fatto da richiamo per centinaia di commensali. Una serata eccezionale, Presidente, non ci aspettavamo mai tanta gente. No, non ce l'aspettavamo, ringraziamo tutti e chiediamo scusa a tutti coloro che gli abbiamo dovuto dire di no, perché purtroppo ce ne sono stati parecchi che hanno aspettato l'ultimo momento, però non c'era posto per tutti. Passando per i tavoli la gente è contentissima, gli è piaciuto tanto il sugo e poi hanno riscoperto il sapore della minestra di pane. C'è stato gente passando per i tavoli che ha detto: erano anni che non risentivo la minestra di pane. I vecchi sapori, magari persone di una certa età, i vecchi sapori tralasciati li ho ritrovati qui a Bibbiano. Tutto è stato accompagnato dalla buona musica del trio Beppe, Marco e Roby, in un'atmosfera d'altri tempi che restituisce calore e allegria. Una fotografia autentica del piacere di stare insieme. Per quest'anno ci aspettiamo qualcos'altro, da Bibbiano ancora no. Allora, siamo incerti in quanto noi facciamo parecchio le manifestazioni o in base alla luna, o in base alla battitura vecchie revocazioni, ci voleva il grano, e volevamo fare la festa della vendemmia, però dobbiamo aspettare quello che ci dà il tempo, perché non possiamo né decidere la data, perché l'uva la decide da sé. E quello che ci lascia i cinghiali. E quello, a parte quello, ma anche quello che ci lascia la malattia, perché c'è stato l'anno scorso, bene, che non l'abbiamo potuta fare perché è passata la malattia e l'uva non era idonea da presentare. Perciò noi facciamo queste revocazioni, ma siamo in base anche alla stagione, al tempo, perché se noi vogliamo andare dietro alla natura non possiamo capovolgere le situazioni. E diciamo un saluto a tutti da Bibbiano. Ciao! Per un mondo di bene, libertà del compagno, nessuno che rompe i coglioni.
allora un Ferragosto invece all'insegna del vintage a Castiglion Fiorentino, però per tutti coloro che volessero visitare il Vintage Festival c'è ancora tempo fino a domenica prossima. Musica, market, food e tanto divertimento e intrattenimento. È stato un Ferragosto all'insegna del vintage a Castiglion Fiorentino per l'edizione 2024 del Vintage Festival. Fino al 18 agosto il Borgo Toscano ospita la sesta edizione di un evento che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia e che trasforma il centro storico del paese nel set di un film americano con auto e moto d'epoca esposte lungo le strade, mercatini vintage, musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze. Postazioni live all'interno dell'interno del Castiglion Fiorentino, Piazza del Comune, Parco Presentini e i nuovi rinnovati giardini di Piazza Matteotti, e 5 postazioni con DJ a partire dalle 17 che intratterranno lungo le vie del corso. Accanto a questo oltre 90 espositori per il market e tante iniziative anche di supporto da sia dei commercianti che dei residenti che fanno vivere la nostra città. E anche il tessuto commerciale della cittadina della Valdichiana ha risposto nel migliore dei modi. È un binomio sicuramente vincente che sta facendo crescere questo festival, che si è affermato in Toscana come uno dei 5 eventi principali del Ferragosto. C'è tempo dunque fino a domenica 18 agosto per poter vivere l'atmosfera vintage a Castiglion Fiorentino. E c'è una mostra che invece chiude i battenti i primi giorni di settembre, ma che è assolutamente da vedere. Ve la consigliamo, il servizio. Il dialogo fra di loro, seppure complicatissimo perché sono effettivamente due linguaggi completamente diversi, in questa struttura diventano complementari. Il titolo scelto è infatti Attraversamenti, dialogo a due sul fluire dello spazio, e si tratta di una bipersonale nel salone espositivo di Rosi Boa ad Arezzo. In mostra le opere di due artisti romani d'eccellenza come Prima Rosa Cesarini Sforza e Tommaso Cascella, che interpretano e ridefiniscono lo spazio attraverso le loro opere, 60 in tutto realizzate tra il 2000 e il 2024. Due linguaggi completamente diversi, da una parte quello di Tommaso Cascella che ha un intervento costituito da pitture che sono architetture costellate da simboli e che determinano uno spazio che è prima di tutto volumetrico, uno spazio che è da attraversare e da farsi attraversare, dall'altra uno spazio invece più lineare, più carico di racconto, di memoria, di identità, che è quello di Prima Rosa Cesarini Sforza, la quale appunto mette qui in evidenza anche altre tantissime forme di attraversamenti, nel senso che ci sono attraversamenti stilistici, attraversamenti tematici, nel senso che ci sono lavori in ceramica invetriata, su carta, ricamo, assemblaggi, tessuti dipinti, insomma le forme di attraversamento sono veramente diversificate e molto sfidanti per l'osservatore. La mostra resterà visitabile sino all'8 settembre 2024. Lucignano piange la scomparsa di Paolo Mosconi, classe 1954, consigliere comunale del capogruppo Insieme per Lucignano e figura di rilievo nella vita politica e sociale del paese. Mosconi, negli anni attivamente impegnato nella Proloco, nella Maggiolata lucignanese, nel gruppo folcloristico di Lucignano, di cui è stato membro per 50 anni, è venuto a mancare dopo una breve malattia. La sindaca di Lucignano, Roberta Casini, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, ha espresso le più sincere condoglianze. Le esequie saranno celebrate domani, sabato 17 agosto alle 16, nella chiesa della Collegiata di Lucignano. Alla famiglia le più sincere condoglianze da parte della nostra redazione. E siamo allo sport, mancano ormai davvero pochi giorni al via ufficiale
per la prossima stagione per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo, che nel pomeriggio di lunedì 19 agosto si radunerà al Palasport Estra Mario D'Agata agli ordini del nuovo coach Alessio Fioravanti, coadiuvato dal vice Stefano Liberto e dal preparatore Simone Marraccini. Con una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella degli ultimi anni, gli Amaranto inizieranno la preparazione in vista di un campionato particolarmente stimolante che prenderà il via domenica 29 settembre sul parquet della Menzana Siena. Conto alla rovescia anche per l'avvio della nuova stagione per il tennis Giotto. La prima data fissata sul calendario è lunedì 9 settembre, quando i campi di via Divisione Garibaldi torneranno ad animarsi con la ripartenza dei corsi della scuola tennis e della scuola padel, che saranno rivolti ad aspiranti tennisti e tenniste. L'avvio degli allenamenti sarà caratterizzato come di consuetudine da una settimana a porte aperte, dove poter conoscere le due discipline e appunto mettersi alla prova. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come ogni sera di agosto con una replica della nostra trasmissione Fattore D, Storie di donne, quindi vi racconteremo la storia di una donna, una trasmissione realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo, Pronto Donna. Seguitela fino alla fine perché c'è un messaggio davvero importante proprio contro la violenza sulle donne. Grazie per l'ascolto e arrivederci.